Con la Zanotti CT della Sciabola Azzurra comincia l'avventura degli azzurrini. Che cos'è il ritiro azzurrini, maestro Zanotti? È il punto di partenza della nuova stagione. Ieri ho parlato con i ragazzi, con i maestri, c'è grande entusiasmo, e i ragazzi sono ambiziosi, partiamo comunque con la squadra femminile argento all'ultimo mondiale, un bellissimo gruppo, così come il maschile. Abbiamo ragazzi che l'altro anno hanno vinto gare di coppa, hanno fatto dei podi, e quindi c'è l'ambizione e tutta l'aspettativa massima, con tutto circondato anche da uno staff tecnico con grande entusiasmo, ripeto, tutti ex atleti validi e ora futuri maestri, o attuali maestri, e che potranno anche in futuro sicuramente raggiungere ottimi obiettivi con i loro atleti. Quindi ci sono tutti i presupposti per far bene, partire con il piede giusto. È anche un momento di grande aggregazione tra i ragazzi, no? C'è chi è appena uscito dal GPG, chi invece ha già vinto qualche medaglia pesante, ci davi poco fa lo scorso mondiale di Plovdiv. Com'è questa integrazione, anche questo convivere tra generazioni schermistiche diverse che però adesso si ritrovano nella stessa categoria? No, è il bello di questo allenamento, appunto, si passa da ragazzi di 14 anni a più grandi che ne hanno 20, e che fino ad oggi loro possono aver visto e si ispiravano, diciamo, a loro, o meglio, forse alle tecniche più grandi, però comunque loro erano un punto di riferimento e adesso possono confrontarsi con i più grandi. E personalmente abbiamo organizzato apposta degli allenamenti dove ci sia un continuo confronto e non siano delle spaccature tra più grandi e più piccoli, ma appunto un'integrazione fra loro, e vedo che comunque c'è una grande apertura anche da parte dei più grandi nell'accogliere i più giovani che comunque si presentano in modo sfacciato e con tutte le carte in regola, che anche stanno tenendo bene la pedana e stanno tirando, facendo sì che comunque i più grandi non abbiano un tappeto rosso, ma si devono impegnare, che è quello che ho chiesto ieri. Per loro è il battesimo della nazionale. Io gli ho parlato di prima convocazione in nazionale, e quindi abbiamo già toccato anche argomenti riguardo la mentalità, il sapere che cosa vuol dire essere una terra nazionale. Tra questi ci auguriamo tutti che ci siano i futuri campioni, che potranno, l'ambizione, io già ho parlato, la mentalità è per poi di crescere, cercare di arrivare e puntare a un mondiale assoluto, un olimpiade, ma non solo come partecipazione, ma provare a vincere medaglie. Quindi abbiamo subito provato a parlare in grande, cercando di trasmettere le migliori ambizioni e tutti i presupposti, stimolarli il più possibile, farli capire quanta strada c'è da fare, ma cercare di puntare in alto.